Ciao gente, mi ricollego al mio ultimo video e anche a tutti i video della serie Scimmioni e Oche perché devo fare una importante precisazione. Ho detto in molti video che con le donne è inutile recitare un ruolo perché prima o poi verrai scoperto e comunque lo reciterai male e faresti meglio quindi ad essere te stesso. Al che uno potrebbe replicare: ma io sono già me stesso, anzi è una vita che sono me stesso ed è proprio per questo motivo che non ho successo con le donne. E il bello è che hai assolutamente ragione e non devi dare minimamente retta a chi ti dice: devi solo essere te stesso e prima o poi la troverai anche tu una che ti vuole bene. No, non farlo. Ma facciamo un po' di ordine. Stadio 1. Un ragazzo si chiede disperatamente cosa è che piace alle donne, cosa dovrei fare per piacere a una, come dovrei essere per piacere a una. Il risultato è quasi sempre un disastro totale perché una persona così è priva di personalità, di spessore, non sa quello che vuole ed è repellente. Passiamo allo stadio 2 dell'evoluzione. Il ragazzo capisce che se vuole trovare una donna che sia adatta a lui, con cui sarà veramente felice e che potrà veramente innamorarsi di lui per quello che è, deve necessariamente essere se stesso. Ma 1. Può darsi che il tuo vero te stesso in questo momento sia represso e non ben definito. Se non hai ancora capito cosa ti piace, cosa vuoi dalla vita e hai poca esperienza, tu sei ancora un embrione, non sei un uomo vero e proprio. E non importa quanti anni hai. Il tuo te stesso è una potenzialità che ancora non esiste. 2. Essere te stesso non si identifica con le tue mancanze, le tue fobie, i tuoi tic e le cazzate mostruose che fai ogni tanto. Se tu sei malato, povero, poco intelligente, eccetera, queste non sono caratteristiche, queste sono sfighe che hai e non piacciono a nessuna donna. E prima te ne liberi, meglio è, dove è possibile. Attenzione a non confondere un difetto con una caratteristica. Purtroppo, spesso nel nostro modo di parlare ambiguo ed ipocrita, chiamiamo difetto quello che in realtà è una caratteristica. Quando qualcuno parla di un simpatico difetto, cose del genere, in realtà non si tratta di un difetto vero e proprio. Una persona che ha un carattere vivo, si scalda facilmente e magari è buffo e simpatico per questo, non è la stessa cosa di una persona che di punto in bianco ti tira un cazzotto in faccia senza motivo. Eppure magari noi usiamo il termine irascibile per descriverle entrambe. Se hai una malattia mentale per cui mentre stai facendo l'amore con la tua ragazza a un certo punto hai il desiderio irrefrenabile di fuggire via, andare in un angolo della stanza e gridare "Lasciami stare, lasciami stare!" per mezz'ora, non aspettarti che lei lo apprezzi o che tu possa trovare una ragazza che apprezza questo, a parte casi più unici che rari, ovviamente. La tua donna magari lo sopporterà e riterrà opportuno stare con te nonostante questo, ma nonostante questo, non grazie a questo. Mentre se tu invece sei una persona dolce in un mondo di duri, oppure una persona rispettosa in un mondo di prepotenti, non è certo questo che ti impedisce di accoppiarti. Anzi, tu hai delle doti bellissime che molte donne apprezzeranno e come. Basta ovviamente che queste doti siano reali, non siano solo comportamenti dovuti alla tua debolezza, nel senso che fai il gentile perché sei costretto, ma in verità vorresti ammazzare ogni forma di vita sul pianeta Terra. Proprio per questo è importante che tu cresca e acquisisca fiducia in te stesso prima di poter esprimere la tua vera personalità, qualunque essa sia. Essere te stesso può anche voler dire avere un tuo modo di vestire, un tuo modo di vedere la società e i rapporti con le altre persone, una tua sessualità, una tua idea politica, un tuo modo di esprimere arte o semplicemente di divertirti. Se i tuoi amici amano andare in un locale notturno mentre te preferisci startene sdraiato in un prato, non è per quello che rimarrai da solo. Che poi una donna sta meglio sdraiata in un prato, credimi. E infine attenzione a non voler fare l'anticonformista per forza, perché anche quella è una forma di conformismo. Detto questo, vi saluto e alla prossima.